Di questo e altro parliamo in compagnia di Christian Zicche, direttore del quotidiano online su inbiz.it. Direttore, ben trovato. Caro collega, buon pomeriggio e buon acqua. Buon acqua, è vero. No, sai, di questi periodi ci vorrebbe un algoritmo acquatico. Come hai ragione. Dove stiamo andando in tutti i sensi. Allora, a te la scelta, partiamo dagli assoluti o dalle parole di Barelli, che non l'ha toccata piano, eh? Diciamo la politica, perché stavo ascoltando nelle more la candidata Bellutti. Sì, proprio lei. Ha una visione, tante cose sono condivisibili, però mi pare di capire in qualche maniera, poi riaffacciandosi anche a quello che ovviamente sta dicendo in questi periodi, lui ha un uditorio privilegiato che è il Parlamento, il Presidente della Federazione Nuoto, il nostro Barelli, l'acquatico Barelli, quanto conta il sistema sport? Adesso, lascia stare il calcio, no? Che quella è un'altra famiglia, sì. Un'altra lobby, è un altro giro. Ma io vedo che qui c'è una problematica, non si riesce a fare il sistema. E quindi se non riesce a fare il sistema, se non si riesce a seguire quello che tutti i giorni dice il presidente Barelli, ma mi pare l'unico. Giustamente lui parla di società che ormai non ce la fanno più, acqua calda che diventa una cosa insostenibile, eccetera, eccetera. E siamo sempre alle solite, cioè abbiamo un presidente del Consiglio che probabilmente ascolta, che ha delegato a una sottosegretaria che non ho ancora visto in azione, e quindi vediamo solo evidentemente il presidente Barelli che fa dichiarazioni a mezzo Parlamento, le fa a mezzo agenzia di stampa e parla, si straccia le vesti, ma sembra quasi non venga ascoltato, e questa è una cosa un po' che turba. E quindi parlo di sistema, dove sono gli altri presidenti? Non è solo una questione di acqua, di nuoto, certamente noi abbiamo impianti, i nostri radioascoltatori lo sanno molto bene, tecnologicamente molto avanzati, perché ovviamente per andare avanti in una piscina, signori, le cose vanno un po' in modo diverso rispetto ad avere un campo di calcio, un campo da tennis, un campo di padel. I costi sono quelli che sono, indubbiamente, e quindi poi si fa tutto quanto un cerchio, si va a vedere che cos'è. Sai qual è la verità? Che c'è una profonda dicotomia nello sport agonistico praticato e sostenuto anche, se vogliamo, con tanto sforzo, ma soprattutto dallo Stato, e quindi quello è lo sport militare, e poi tutto il resto. Cioè il fatto che poi lo sport militare cosa fa? Utilizza le piscine dei privati sostanzialmente, che sì. In questo momento stanno quasi affogando, se non sono già quasi affogando. Esatto, a me la cosa che più rattrista è che se per diciamo un ritorno alla normalità, lo vediamo con i viaggi, si stanno prendendo misure, no? Dal tampone a bordo, il tampone al rientro, la quarantena di 2 settimane o mini, come sto leggendo in questo momento sul Corriere della Sera, insomma sono tutti provvedimenti tesi, no, ad un graduale rientro verso la normalità per gli impianti sportivi, per l'attività sportiva, di cui l'importanza abbiamo ampiamente detto in passato. Non ravvedo ancora nessun progetto, nessun percorso. Non c'è un'idea, non c'è un orizzonte, e allora poi tutti quanti noi siamo evidentemente sui giri, perché domani inizia lo show, il nostro show personale, lo show del mondo dell'acqua, poi ci rendiamo conto che le piscine sono deserte, le piscine intese poi come pratica di me, di te, dei tuoi figli, dei nostri figli, di tutti quanti coloro i quali vorrebbero potersi lanciare in acqua per un fatto di salute, di educazione motoria e quant'altro, e non lo si può fare. La tragedia è che, come tutte le cose, vengono, come dire, dette e poi non recepite. Esattamente, direttore. Senti, lasciamo da parte un attimo la politica, passiamo invece allo sport, all'acqua, perché c'è un'acqua invece che torna, no, a prepotentemente alla ribalta in quel di Riccione. A cosa assisteremo? Si prevede il solito show del nuoto italiano. A me piacciono tantissimo, guarda, scusa se ti interrompo, ma mi piacciono tantissimo gli assoluti, è come quei trials americani di atletica leggera, no? Quando si va tutti in pista, vediamo chi è più forte si qualifica alle Olimpiadi, non conta fama, non contano, no, passati successi, conta il momento, conta il cronometro, bello. Ma guarda, hai detto il termine giusto, anche se poi a me piace usarlo all'italiana, selezione. Sì, certo. Perché questo non sarà un assoluto normale, sarà la selezione per andare, per chi non l'ha fatto prima, qui lo sta cercando, per andare alle Olimpiadi, quelli che si dovrebbero
svolgere il mese di luglio in Giappone. Ora, certo, è il solito show del nuoto, e poi tutti quanti si riempiono il petto d'orgoglio dicendo: ah, guarda che bella nazionale. Poi dietro evidentemente i problemi ci stanno, ma non stiamo a ripercorrere quello che abbiamo detto in apertura. Sarà una 3 giorni prefestiva molto, molto importante. Onore e applauso a una federazione che si mette in gioco, e devo dire che farlo in una zona rossa, e quindi con tutte quante le problematiche, perché è ovvio che la gran parte degli atleti di top level, come si dice, grande livello, sono stati vaccinati perché militari, quelli non militari non sono stati vaccinati, e quindi anche sì, lì c'è una sorta di un po' di ipocrisia generale, no? E quindi questo ovviamente crea delle difficoltà, delle attenzioni, perché il nuoto fa sempre notizia. Esattamente. Dammi qualche info però sugli atleti che vedremo in piscina, quali le aspettative, quali ovviamente, no, le previsioni che ti senti di poter fare, e infine qual è la rivelazione, la stella che ti aspetti possa emergere da questi assoluti? Guarda, io partirei da quella più mediatica, perché se tu vai su Wikipedia leggi nuotatrice e personaggio televisivo. Ormai è diventato un personaggio tutto tondo, non sai neanche se inquadrarla esattamente nel suo costume, che è Federica Pellegrini. Dico Federica Pellegrini perché, per quanto mi riguarda personalmente, io già c'ero un bel faro, perché deve qualificarsi all'Olimpiade, anche se poi la Pellegrini dice la dobbiamo portare, ma se le regole sono regole, ovviamente poi l'ha detto anche lei, bisogna conquistare, come dire, il tempo, il pass, il passaporto per andare in Giappone. Quindi credo che sulla Pellegrini si faranno grandi ragionamenti, si faranno grandi discorsi, ma anche giusto che sia. Quindi diciamo che il bar acquatico è aperto, venghino signori, e sarà una settimana di analisi e quant'altro, che la riguarda come reginetta, come star numero uno del circuito. E poi, che dirti, ci sono tanti giovani, perché poi i giovani sono quelli che ci riempiono di orgoglio e anche di una certa qual sicurezza per il futuro. Esatto. Mi dici qualcosa sulla Pilato, che a me sta tanto simpatica? Benedetta Pilato pugliese, che fa parte di quel battaglione di pugliesi che noi abbiamo da tempo individuato come i californiani, ma detta così sembrerebbe, è la regione, no? È il pensiero, è il fatto che il Sud, ancora prima delle parole di Draghi, dice ci impegneremo perché il Sud si rilanci, e il Sud si è già rilanciato, almeno da quella parte lì, dal punto di vista acquatico e natatorio, che è la cosa che interessa a noi. La Pilato è un fenomeno, e ti dico che è capace di tutto, perché è ormai neanche più una ragazzina, perché sembra, lo dico spesso, se tu la guardi ti sembra, cioè hanno sbagliato l'anagrafica, perché ha 16 anni, poi in realtà se ne sembra avere 25, ha già un'esperienza e una capacità, e ti dico che è capace di qualsiasi cosa, anche di fare un record del mondo così all'improvviso, e potrebbe essere questo un assoluto sotto la stella al femminile sua. Ma non c'è solo lei, perché se tu vai a prendere la cartina geografica e tiri una linea, vedi che la Pilato sta in Puglia e vai su fino in alto nel Veneto e trovi quello che io personalmente ho definito, che Swim Biz sta esaltando da tanto tempo come il Michael Phelps all'italiana. Chi è costui? È Thomas Ceccone. Ah. È un lungagnone di 2 metri o giù di là, che ha una struttura fisica, ma soprattutto ha una carrozzeria, ha una Ferrari che sta rombando e che penso possa diventare veramente per l'eclettismo, perché sai, poi nel nuoto funziona che vai forte a stile libero o vai forte a farfalla, questo va forte dappertutto, tranne la rana che non nuota, anzi la nuota perché fa pure i miss, ed è un atleta di sicuro valore mondiale internazionale, e me lo aspetto molto forte, me lo aspetto da titoli cubitali, e penso che possa avere la capacità di scatenare un bel poker, ecco, te la metto lì, dai 100 stile libero per arrivare al dorso e magari anche i misti, chissà cosa farà. Ecco, il programma suo personale di gara non lo conosco nei particolari, perché quello sta sempre un po' nella, diciamo, al di là dell'iscrizione di gara,
nello studio che si fa col proprio allenatore, ma penso che sarà molto poliedrico. E però, direttore, mi manca il nome, la sorpresa, quello che proprio non ti aspetti, il nome che ci regalerà veramente uno sguardo nuovo sul nuoto italiano. Ma dimmi tu, e questo da dove spunta fuori? Cecconna non è proprio una sorpresa. No, non è una sorpresa, ma ho letto il tuo pezzo su Swim Beats e mi sono imbattuto, voglio dire, non sono un addetto ai lavori, no? Così addentro come te. E però ho scoperto nomi che mi hanno incuriosito assai, giovanissimi. Ma ci sono già qualificati. Se devo tirare fuori un altro nome che ancora al grandissimo pubblico dice ancora poco, Marco De Tullio, che a me piace molto, sai perché? Perché è un atleta che si allena con i grandi, tipo Gabriele Detti, ma è che ha una struttura normale, potrebbe essere uno di noi, ecco, uno che incontri la mattina al bar e che non è alto 2 metri, che non è largo 4, che non ha questa fisicità incredibile, ma ha un talento pazzesco. Ed è un atleta, anche lui figlio del sud, che è molto freccia della freccia acquatica. Del sud sai com'è, con vecchie reminiscenze storiche che portano a pensare che ci vogliono, hai detto bene, dei personaggi. Ecco, Marco De Tullio potrebbe essere uno di questi. Un'ultima curiosità volevo chiederti, direttore Zic del quotidiano online swimbeats.it. Abbiamo saputo pochi giorni fa che a Tokyo non ci sarà pubblico straniero proveniente, no, di fuori del Giappone, per così dire, passami lo scivolone linguistico. E nel corso di questo anno e mezzo scandito dalla pandemia, che considerazioni ti senti di fare sull'assenza del pubblico durante le gare di nuoto? Ha inciso? Non ha inciso? Ha sottratto qualcosa all'evento? Ha tolto adrenalina e di conseguenza prestazioni che potevano essere invece molto più performanti da parte di alcuni? Ma sicuramente, guarda, il nuoto non è il calcio, ma se guardi all'evoluzione, no? Se guardi agli ultimi mondiali, alle ultime Olimpiadi, alle strutture, ai catini che contengono i pubblici, del nuoto, i 30-40 mila che fanno stadio e che danno quel calore e quella, e ovviamente tu togli una gran parte dello spettacolo. E lo stesso atleta, io penso che si senta un po' così isolato, anche se poi dici con la cuffia e con l'acqua poco si sente, ma diciamo che la costruzione dello spettacolo natatorio inteso come presenza importante di pubblico è una cosa fondamentale. È la cosa che diciamo sempre: il prossimo anno, per chi non lo sapesse, nel 22 ci sarà il grande europeo di nuoto a Roma e sarà uno dei più grandi eventi pazzeschi, perché si crede, si spera, e anzi sarà sicuramente con la presenza di pubblico, del grande pubblico, ritorneremo a vedere il nuoto che fa venire i brividi, no? È vero, direttore. Allora, buoni assoluti di Riccione, ci risentiamo in chiusura dell'evento per vedere, no, se le previsioni qui declinate. Come? Ti sei appuntato i nomi? Tutti, perché direttore. Non vogliamo fare sfera di cristallo, però diventa già, è ormai un leitmotiv con Radio Fusano e Swim Beats. Grazie davvero. Ci risentiamo a fine assoluti, allora, per tracciare una riga, ok? Caro collega, grazie a te, alla prossima. A presto.